Ciao ragazzi, bentornati e oggi di che cosa parliamo? Dell'impianto elettrico. In realtà sembra un groviglio di cavi, ma è molto più semplice di quello che si possa pensare. In queste moto anni 80, inizio anni 90, l'impianto elettrico è molto semplice, nel senso che non avendo grossa elettronica, c'è sostanzialmente un cavo che attraversa la moto da davanti a dietro, con una deviazione all'altezza circa del manubrio sotto al serbatoio che serve appunto per andare a collegare il gruppo ottico anteriore con il resto dell'impianto principale. Come nel resto della moto, anche qui nella parte anteriore vediamo appunto il collegamento che arriva dall'impianto elettrico generale fino alla parte appunto anteriore. Sembrano tutti uguali questi connettori, in realtà non lo sono. Ogni connettore ha i suoi pin, quindi che possono essere 3, 4, 5, e il suo colore, quindi una volta scollegati non possono essere scambiati tra loro. Il mio consiglio è sempre quello: segnatevi magari come erano collegati e vedrete che non vi sbaglierete. Ecco, probabilmente una delle pochissime eccezioni che ci sono dove si possono invertire i cavi. Se non ricordo male, dovrebbero essere il clacson e le frecce. Comunque non vi preoccupate perché di danni non ne vengono fatti. Il clacson al massimo non funziona. Stessa cosa per le frecce, quindi basterà scollegare i cavi, scambiarli e ricollegarli e vedrete che risolverete il problema del non funzionamento. Questo è il sensore della temperatura dell'acqua. Manda un segnale direttamente al cruscotto dove c'è la lancetta, appunto per farvi vedere la temperatura dell'acqua col motore acceso. È un unico cavo, quindi direi che grossi problemi non ce ne sono. Togliamo la pipetta della candela e scolleghiamo il sensore dalla testata del motore. Questo gruppettino è composto soprattutto da questi due connettori grandi che vediamo, uno rosso e uno nero. Arrivano direttamente dai poli positivo e negativo della batteria: rosso positivo, nero negativo. Mi raccomando, importante, quando li smontate, smontate prima il più e poi lo fasciate con lo scotch o il nastro isolante ancora meglio e poi andate a scollegare il meno. Ed ecco qui il cuore pulsante della nostra moto, è la centralina, la troviamo sulla destra in basso sotto al serbatoio e una volta scollegati questi due connettori direi che la possiamo smontare e riporre delicatamente da qualche parte al sicuro. Questo regolatore di tensione a cosa serve? Serve a tagliare i picchi di corrente generati dallo statore che potrebbero andare a causare danni all'impianto elettrico, come bruciare la centralina nella maniera più grave, oppure anche solamente andare a fulminare continuamente le lampadine. Questo invece in questa foto qua è appunto lo statore. Se vi rendete conto che la batteria vi si scarica e non viene più caricata, la colpa potrebbe essere di questi due oggetti qua. Se il regolatore di tensione a non funzionare, di solito rimane freddo anche appena siete tornati da un giro di almeno una mezz'ora, un'ora. Però non è detto che se è freddo sia colpa sua, potrebbe anche essere lo statore che non gli dà più corrente. Per comodità è la prima cosa che andiamo a cambiare, diciamo che è più facile reperirlo e soprattutto è anche più facile sostituirlo. Nel caso invece dopo la sostituzione continui a non caricare la batteria, la colpa è la sua, dello statore. Per smontarlo trovate sicuramente diverse guide su YouTube e non è così complicato. Qui vediamo il carter dove è nascosto, diciamo, lo statore. Se vogliamo smontarlo, mi raccomando, dobbiamo togliere l'olio dal motore oppure inclinare la moto sulla destra. Dopodiché possiamo svitare tutte le viti perimetrali che ci sono e andare a smontare appunto lo statore per sostituirlo con quello nuovo. Oggi concludo il video facendovi vedere dove ho messo la batteria, l'ho posizionata dentro a quella cassettina porta munizioni e mi raccomando, se dobbiamo allungare i cavi della batteria rispetto alla posizione originale, perché infatti in origine si trovava appena sopra dall'ammortizzatore posteriore, e comunque è buona norma se dobbiamo allungare i cavi della batteria di rifarli innanzitutto nuovi, di non di fare delle aggiunte. E una volta che li rifacciamo nuovi, farli anche un po' più grossi, quindi la sezione del cavo deve essere leggermente maggiore rispetto a prima. Ok ragazzi, vi saluto con l'esploso dell'impianto elettrico della mia moto. Lo trovate anche nel link in descrizione e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Grazie, ciao!